Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, questo è un video che avrei voluto fare già da un po', vi dico la verità, però non ho avuto tempo. In questo video vi dirò su come fare a riconoscere una relazione tossica. Io stessa in passato ci sono passata e per me non è stato affatto semplice, vi dico la verità, quindi mi baso anche sulla mia esperienza personale. Allora, il primo punto è che chiaramente state vivendo una relazione tossica se non siete felici. Perché quando si è innamorati si sta bene. Certo, può capitare un giorno in cui tu non stai bene perché magari hai litigato con la tua metà. Può capitare. O può capitare magari anche che non vi parlate anche per una settimana, magari è un caso di un litigio proprio che dura una settimana. Ma se notate che la maggior parte del vostro tempo non siete felici, allora vi consiglio di rivedere la vostra relazione perché c'è qualcosa che non va, che va ben oltre una normalissima litigata. Il secondo punto è che c'è troppa mania del controllo, cioè l'altro vi controlla. Questa in realtà è eccessiva gelosia, diciamo, l'idea del possesso. Quindi se notate che magari non siete liberi di fare quello che voi volete fare con la persona, perché la persona vi controlla, non ti vestire così, tu non devi fare quello, tu non devi fare quell'altro, come imposizione, non come consiglio, allora c'è qualcosa che non va. E il problema, ragazzi, non siete voi, ma è l'altra persona. Anche se poi queste persone sono anche molto brave a manipolarvi e farvi sentire in colpa. Quindi attenzione. Il terzo punto, se il vostro compagno o la vostra compagna fa uso di droga o beve, perché si sa, no, se avete a che fare con un drogato o con una persona che ha il vizio di bere, di tornare ubriaco la sera, vabbè, in questo caso sono più gli uomini che le donne, diciamo così, questa persona potrebbe anche arrivare a fare qualche mattità, tipo vi ammazza e il giorno dopo neanche se lo ricorda di quello che ha fatto. Quindi allontanare questo genere di persone, mi raccomando. Quarto punto, se dovete sempre chiedere il permesso, cioè ci può stare che per esempio, è chiaro, se voi tutti i giorni, come nel caso che ne so di un uomo, tutti i giorni se ne va, dice vado con gli amici a vedere la partita tutti i giorni, oppure voi, donne, tutti i giorni. Andare a fare la spesa con le vostre amiche è chiaro che non va bene, però vi dovete anche ritagliare del tempo per voi stessi o voi stesse. Se questa cosa non è possibile e se voi dovete stare a chiedere il permesso al vostro compagno o alla vostra compagna, c'è qualcosa che non va perché la libertà all'interno di una coppia è la prima cosa. Il quinto punto, chiaramente. Se ci sono episodi di violenza, può essere violenza quella che tutti conosciamo, cioè fisica, fatta di botte, calci, spintone, anche impedire alla persona di uscire dalla propria stanza è una forma di violenza fisica. Non per forza che la persona vi debba sfiorare con la mano, anche quella è violenza. Oppure violenza psicologica, tipo qualunque cosa che voi fate non va mai bene, tipo insulti a voi e alla vostra famiglia. Oppure la violenza sessuale, cioè il vostro compagno o la vostra compagna vi violenta, magari di notte mentre dormite, oppure con la forza vi costringe ad avere per forza di cose un rapporto. Un altro punto da non sottovalutare, se succede qualcosa tipo un litigio, lui o lei, a differenza del sesso, c'ha sempre ragione, cioè non si mettono mai in discussione questi personaggi a dire scusa, è colpa mia, ho sbagliato, mai, mai. La colpa è sempre vostra, vostra. Per carità, può succedere che un litigio, magari lui o lei c'ha ragione, però non è che si può sempre avere ragione su tutto.
notate che quando c'è una litigata, voi siete i primi a chiedere scusa, i primi a sentirvi in colpa. Lui o lei c'ha sempre ragione, c'è qualcosa che non va, perché non si può avere sempre ragione. Un altro punto è che se c'è un problema, questo mi ricollego appunto di prima, si viene puliti col silenzio. Allora, questa è una tecnica che in realtà usano i narcisisti, cioè i narcisisti di fronte a un problema, invece che discuterne col compagno o con la compagna, li puniscono con il silenzio. E questa è la più grossa vendetta che un narcisista può fare. Quindi attenzione, perché se c'è un problema all'interno di una coppia, è bene che ci si sieda a tavolino e si vede perché c'è quel problema, come si è arrivati ad avere quel problema, ma non bisogna mai alzare i muri. L'ultimo punto che dovete fare per forza, come dice lui o lei, altrimenti questa persona vi minaccia di lasciarvi. Allora, chiaramente ci può stare che una volta si sanno, si fa quello che dice l'altra persona, perché non è che possiamo sempre fare di testa nostra, però se dobbiamo sempre stare, diciamo, agli ordini del nostro compagno o della nostra compagna, perché altrimenti questa minaccia di lasciarvi, mi dispiace, ma questo non è amore, perché un rapporto sano si basa anche sul compromesso, cioè una volta cedo io, una volta cedi tu, ma soprattutto non ci devono stare queste cose, se non fai questo ti lascio, perché questa è una tecnica usata, diciamo, dai manipolatori, manipolatori che sono anche dei narcisisti e viceversa, insomma così. Quindi non va bene. Adesso vi dico, se vi siete riconosciuti in questa descrizione e riconoscete di essere voi la vittima, io vi consiglio comunque di parlarne con qualcuno, tipo con vostra madre, vostro padre, i vostri zii, i vostri nonni, i vostri cugini, un amico, un'amica, con qualcuno. E vi dovete rivolgere a questi centri antiviolenza. Perché non va bene vivere all'interno di una relazione. Non fate l'errore che ho commesso io, che praticamente, nonostante stavo male, non avevo la forza di reagire e ho aspettato anni prima di liberarmi di quella persona. Anni. Non vi dico quanti anni ci sono stata, perché altrimenti si capisce. Però anni, anni. E non va bene. Invece, se riconoscete che siete voi il problema, cioè siete voi che state facendo violenza al vostro compagno o alla vostra compagna, vi consiglio di farvi seguire da qualcuno competente affinché vi possa guidare ad adottare un comportamento migliore che possa salvare in un certo senso la relazione. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto e se vi è stato utile, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale.